Buongiorno. Ascolta, prima ci sono le canastre. Io parlo di tant'anni. Oh, cerca di qua a fare. Se casa, non si devo. Ma devo essere là, se... Questo è il numero 29. Buongiorno. Buongiorno. Ma sempre solite storie? Sì, sì, ultimamente ha messo fuoco e ha bruciato tutto proprio. E i mobili stanno qua. Non serve lasciare, mi ha detto una parola, una cosa che non la vuole. No, di qua forse stanno caduti di banco. Questo va qui. Aspetta, abbiamo il tetto del canotto, no? Questa persona è stata di cosa qua. Il materasso là dietro che... a che ora sono uno dei... Ah, questo sì, anche. Io prima... Il materasso è partito... Sì, dove dormiva prima mia madre. E questo quando è successo? Questo è l'altro giorno. Prima si è messo fuoco... E l'altro giorno che ti chiamato questa volta qua? No. Ah, casa no, perché nessuno ci dà retta, è inutile che chiamiamo. Abbiamo... Poi io l'ho entrato... Questo dopo che ha portato dentro si è messo di nuovo a fuoco. Si è messo di nuovo a fuoco. Ma perché? Questi mobili, questi che stavano dentro a casa mia madre, questi qua tutti a fuoco. Questa è l'ultima poltrona che si è messa a fuoco stanotte. Abbiamo spento con l'acqua. Da sola così? Sempre da sola, tutto da sola. Poi è andato a casa mia sorella, poi a casa mia nipote e poi a casa mia così, ha bruciato dentro al bagno la coperta a me, il cuscino del salotto, soggiorno qua, questo qua. E poi dentro al bagno ha messo fuoco al bagno, voglio dire l'asciugamani, qualcosa. Cioè così banca, all'improvviso? Così, sempre non c'era nessuno a casa. C'è nessuno a casa. Non c'era. Sì, è calare. All'esterno. Solo all'esterno. Quindi entra la corte. Allora, via funziona. Numero 15. Numero 15. Sai, sai, sai. Se vogliamo e qualche mio figlio e gli chiamato e se viene se a casa ti deve chiedere se non c'è poco e poi è passato l'aromato alle con moglie e calcio da niente calcio da niente oggi ho faticato sempre signorini ho lavorato sempre 14 anni allo magazzino sono uscita in gravina sono uscita a legge faccio servizio sono uscita tante parti sempre di lavorare finché 80 anni ho lavorato sempre poi non ho detto più ma 80 anni. Secondo lei no? Quell'incendio di oggi si ricollega a tutte le cose che sono successe qualche tempo fa? No, non c'è successo mai niente, manco una guardia di sera mai in casa mia, mai, mai, mai. Perché non ho fatto una civile, oggi lavorato, oggi mangiato, basta. Oggi ho tutti i quattro figli, abbiamo scritto film, grazie al Signore, fuffuti sono stati, però sono stati tutti legati. Mano trattata, e la trattata, perché era mamma, ogni mamma aveva passione, vero? Le figlie. Certo. No, ma siccome qualche giorno fa no? Si diceva che si muovevano gli oggetti, no, cadevano i guardi. Ma sono incasciata e se c'era l'ospedale, ha fatto 10 giorni all'ospedale. E poi si guarda, dopo il giorno non si cadeva. E che cosa è successo? Sì, tutto. Ha incominciato una lampada. Io sono arrivata.
poi mi hanno bussato un materazzo, lenzuoli, e io cortata. Io non mi fido, Maggio, non mi fido il cammino, non mi fido. E il figlio mio che stava in antimosi, antisubito gli è venuto per aiutare. No? Quindi se ce l'ho, poi dai, mi sono fatto un cappello, a mia parte, a piccolo. Senta, ma oggi non c'era nessuno in casa con lei quando è successo questo? No, la prima notte che ci si può, poi si chiama da nanni potermi, basta. Qui devo aiutare la portata, non te la so, non te la so, te la so. Tengo 84 anni, signora. Sì. Non è che sognava niente. Non quindi era sola lei? Poi, insomma, poi io ne poco da dentro, ero qualche anno. Non mi fidia né con cammino perché sono stata operata a luce, vedo ma ho visto poi. Operata, so che ho operata la luce, poi per qua tengo cosa la te. Insomma, mi vedi a pezzo, faccio tanti anni, oggi lavorata finché 80 anni, mi dicono aggiuccia le fatica, mi chiamo. Senta signora, ma anche ci sono i fantasmi, perché gli oggetti si muovono da soli. Non ho visto mai niente. Mai niente. Una panale. Sai, scusate, da quella parte, un attimo. Abbiate pazienza. Non so come faccio quando.